I motivi del cammino possono essere tanti, può essere un motivo religioso, può essere un motivo spirituale, può essere un motivo perché piace camminare, può essere, come diceva il nostro amico, un motivo per incontrare altra gente del posto, tra di noi, tra i camminatori, tra i pellegrini. Uno dei motivi per cui si intraprende questo cammino è ripercorrere le vie storiche che abbiamo in Sicilia e quindi vedere la Sicilia sotto un'altra ottica, l'ottica di quello che ci hanno tramandato i nostri padri. Quindi noi, ripercorrendo questi cammini sotto la veste dei pellegrini, incontriamo anche la storia e vediamo la Sicilia sotto un'ottica diversa. Questo è, direi, una logica conseguenza degli altri cammini che ho fatto in Sicilia negli altri anni, perché voi sapete che le vie francigene siciliane ce ne sono alcune. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto la Palermo-Messina per le montagne e gli anni precedenti altre vie. E quindi, chiaramente, ormai facendo parte di questa associazione, mi sembrava logico questo completamento delle vie francigene siciliane. E questi cammini ti arricchiscono perché si colgono, soprattutto per me, questa è la valenza principale, il discorso dell'accoglienza. Quando si arriva e si viene accolti è un grande dono che di questi tempi è difficile e comunque si apprezzano moltissimo. Le motivazioni sono tante, ma soprattutto quella di incontrarsi, di vivere delle emozioni, dei percorsi insieme a delle persone diverse per conoscersi e poi per affrontare una fatica che comunque alla fine ti fa crescere. Poi soprattutto durante il percorso le persone domandano, ti chiedono dove arrivi, cosa fate e poi vabbè, come lo state dimostrando voi stasera, all'arrivo arrivi esausto, stanco, che magari hai solo voglia di fare la doccia, però se incontri una persona che ti chiede qualcosa non puoi esimerti di sederti, parlare, discutere, confrontarsi, è bello comunque, molto bello.